Grazie per aver accompagnato il film a Bergamo. È un film che emoziona anche alla revisione. Appunto, sembra di essere dei kumpel anche noi, in qualche modo, anche se non siamo scesi mai in miniera. Innanzitutto, come è nato il progetto? Mi sembra una cosa scontata in qualche maniera. Tradurre a lui. Ah, ok. It was a long hello first, and thanks for coming. It was a long journey. We started like 8 years ago with the first visiting of the mine. It's one of the last mine in Germany who existed at the time. And we thought, okay, this is an interesting place because there are things going on we all experience one day when we stop working. The question, what is after labor? What comes next? Allora, innanzitutto buonasera e grazie mille per essere venuti qui a vedere il film. È stato un viaggio molto lungo, un viaggio che è cominciato 8 anni fa, quando abbiamo fatto la prima visita a una delle ultime miniere in Germania all'epoca. E abbiamo quindi pensato innanzitutto di recarci nel luogo e il film riguarda un po', quello che viviamo nel momento in cui smettiamo di lavorare, che è una cosa comunque che prima o poi tutti noi dovremo fare. Sì, io ricordo che la prima volta che siamo stati a questo paese, questa miniera, era un po' come andare indietro nel tempo perché già l'architettura era come anni 70, 80 magari, e poi anche un luogo dove lavorano solo maschi, soprattutto. Le donne si vede solo non so, nella cantina, ma non sottoterra. E lì abbiamo pensato, ok, questo è molto interessante perché non so come in Italia, ma da noi quei mineratori, Minatori. Minatori sono forti e hanno questa immagine di un maschio molto forte, molto bravo anche. E ci siamo chiesto, ma ci sono anche altri tipi di maschilità in questo paese? E lì abbiamo iniziato a cercare chi vive là. Che storie possiamo trovare. Abbiamo deciso di stare molto vicino con le persone, non aprire questo discorso sopra l'industria e tutti i fatti, no, questo non ci interessava, erano le persone. E in che momento è nata l'idea di una drammaturgia costruita simmetricamente sulla chiusura della fabbrica? C'è una presentazione che comincia con Lange e Locke e si chiude con Lange e Locke, ma nel frattempo noi abbiamo modo di vedere come si muovono all'interno della fabbrica e poi cosa succede dopo la disgregazione del gruppo? Ho letto due nomi nei titoli di coda. Ho Per il letto montaggio dici? per la scrittura della storia, ho letto che avete lavorato con Tizzacovi. Sì, va bene, no, abbiamo vinto questo premio alla Berlinale e lì ti offrono anche di cercare mentori, persone che poi ti guidano sul processo di montaggio e lì abbiamo trovato questi due, abbiamo chiesto se la Berlinale può fare questo contatto, vogliamo lavorare con loro. Sì, ma penso che all'inizio non era chiaro cosa vogliamo fare perché era solo chiaro che ok, era 2017 e 2018 era già chiuso, allora dobbiamo prendere tutto il materiale perché le persone vanno via e non sappiamo che film sia. Quello era il problema, allora
era chiaro che l'unico elemento della drammaturgia era la chiusura, ma a quale punto viene non sapevamo. Il montaggio erano quasi un anno abbiamo fatto, allora era molto difficile anche con questi cinque personaggi trovare un modo di avere qualcosa che funziona anche alla fine. E, appunto, con ognuno di loro c'è un grado diverso di intimità, di prossimità. In qualche modo, per esempio, con Thomas c'è un approccio molto alla Ursula, almeno dal mio punto di vista, mentre so, con Martina c'è un altro tipo di osservazione nelle relazioni. Anche lì avevate chiaro o è nato nel momento del montaggio questo tipo di costruzione delle relazioni? Non so, Lang e Locke sembrano due personaggi che arrivano da Tartarot, sembrano una coppia di poliziotti, anche se fanno un altro lavoro, non so come dire. Penso che con ogni persona era un po' diverso, anche perché Thomas abbiamo conosciuto perché lui dà a tutti diciamo turisti che vanno nella miniera, lui dà anche i vestiti. Allora è quasi la prima persona che abbiamo conosciuto, ma lui non voleva partecipare, perché io non... ci voleva un po' di tempo, no? Locke e Lana hanno chiesto, penso che lui ha trovato loro sottoterra, e hanno fotografato un po', facendo le prove per la luce, eccetera. Erano là e hanno detto, se volete fare un film veramente... ci pensate a noi, perché noi vogliamo essere in questo film. Così era, e per Thomas era molto più... penso che si senta anche nel film, abbiamo girato un po' diverso con lui, logicamente, anche non c'è voice over, ad esempio, sono più osservazioni con la madre, eccetera. Isn't it like everyone is also portrayed a little bit in the way how they behave, how they are, how they express themselves, so... Look along, they're quite active, as you see, always in communication, in fights. And the life of Thomas, it's very, well, it's very in routines. So we also decided, okay, we need to have a different approach in filming this world from Thomas, who's quite closed in a way. And that's why there is more of the sidle approach. Where Locke Lange, we have just to follow him. So each one had a little bit of different approach. For Kiri, we had also these voice messages, for example, to be in touch with him also over Corona, because for 1 year we couldn't go there, we couldn't shoot anything. And so this he started to record his thoughts. This was quite interesting for us then to put it into the movie. Yeah. To have like a guideline for his narration. Sì, ogni personaggio viene ritratto in un modo diverso, con un carattere diverso nel modo in cui si esprime. Alcuni personaggi sono molto attivi nella loro comunicazione, nel modo anche in cui litigano. Con Thomas la situazione è stata un po' diversa perché la sua vita è un po' una routine, quindi abbiamo dovuto adottare un altro approccio a livello cinematografico. Un approccio un po' più laterale, mentre con Locke e Langer li abbiamo seguiti semplicemente, non c'è stato bisogno di fare altro. Anche con Kiri abbiamo adottato un approccio un po' diverso ed è stato quello appunto dei messaggi vocali ed è stato anche un modo per tenerci in contatto perché la pandemia di Covid-19 ci ha fermati per un anno e quindi abbiamo trovato anche questo altro modo di narrare le cose attraverso i messaggi vocali. Intanto vi controllo per vedere se ci sono mani alzate, ma altrimenti andiamo avanti, perché appunto la materia è molto abbondante, grande. Oggi abbiamo fatto questa doppietta, peraltro, che parla in entrambi i casi dell'evoluzione del mondo industriale. E in fondo il carbone è stato una delle materie su cui si è
basata l'Unione Europea. E in qualche modo ho l'impressione che ci sia qualcosa anche di simbolico in questo viaggio verso l'Atlantico che fanno Langa e Locke alla fine. Non so se è solo un'impressione o se volevate appunto in qualche maniera raccontare questa una nuova prospettiva per l'Europa, per il mondo, in questo viaggio verso l'Atlantico. Non raccontare, ma accennare. Sì, questo viaggio alla fine per noi era anche un simbolo dell'amicizia, soprattutto perché per noi era chiaro nel momento dove perdono questo lavoro, questa amicizia non sia la stessa come prima. Locke voleva sempre avere un'avventura, mentre Lange per la vacanza va sempre in Danimarca, allo stesso paese da, non so, 20 anni. E Locke diceva, ma dai, cambiamo il posto, sempre lo stesso, è noioso. Allora abbiamo deciso di fare questo viaggio insieme. Abbiamo passato anche in Francia, quella zona dove c'erano anche i carboni. Alla fine non è entrato nel film, ma era già l'idea che anche lì c'era una volta queste miniere. Non è solo una cosa tedesca, ovviamente, ma per noi la cosa generale è l'idea della trasformazione. Lì si trova più nelle piccole storie, dicendo, ma queste cose che parlano nelle famiglie, sul clima, tutti questi discorsi sono anche i nostri discorsi. Anche se noi perdiamo il lavoro e c'è un taglio nella vita, dobbiamo fare qualcosa, cosa ci comportiamo con questo. Questo è più, penso che è la idea sopra la meta del film, diciamo, livello meta, non so, meta livello. Yes, right. è quasi banale, però a proposito di trasformazione, avete avuto anche la fortuna di lavorare con Martina, che proprio incarna la trasformazione. Quindi, cioè, com'è stato l'approccio? Si è aderito immediatamente al progetto? Perché comunque anche in qualche modo mettersi in gioco abbastanza a ridosso della transizione, quindi... Sì, con lei era la cosa un po' più difficile, nel senso che tu hai conosciuto lei lavorando in questa miniera, ma poi, visto che lei era troppo giovane, tu finisci lì e puoi andare in pensione. Lei cercava già un nuovo lavoro e iniziava in questo miniera di sale. Vediamo, ha fatto il cambiamento dal nero al bianco anche, no? Ma tutta la trasformazione era già nel passato, così abbiamo cercato per abbastanza tempo come mettiamo questa storia, perché è proprio interessante, come hai detto, nel film, perché non abbiamo queste immagini lavorando là, a questo paese, che tutti gli altri stanno ancora là. Sì, ma è strano perché lei è l'unica persona che continua questo lavoro anche. Gli altri hanno finito. Che è anche un po' un simbolo, secondo me. Secondo me. Domande dal pubblico? La discussione per la mia cecità? Non c'è più. I have a question. Because we were like in the room like the last 15 minutes, and it's like almost the first time we showed a movie outside from a German speaking area, and usually people are laughing all the time. And here it was quite, you were quite concentrated. So my question is, was it difficult to get all the dialogues, the everything between with subtitles? Allora, io ho una domanda per voi. Eravamo in sala negli ultimi 15 minuti della proiezione ed è la prima volta che proiettiamo questo film in un paese non tedescofono.
Generalmente nelle altre sale si è sempre riso, ci sono sempre state molte risate, invece voi eravate piuttosto concentrati. C'era una qualche difficoltà nella comprensione dei dialoghi o della lettura dei sottotitoli? No, secondo me era facile. L'unica cosa che mi ha fatto ridere è quando hanno lavato la moka col sapone. Quella è stata, cioè, tema culturale. Ogni volta che viene lavata una moka col sapone, una mamma italiana muore. Sì, no. O anche la mamma di Thomas, che ricordava un po' le mamme italiane che stanno lì a guardare cosa fai, come lo fai. Pensavo che le mamme tedesche fossero un po' diverse invece. È una regione non prussiana, mettiamola così. Mi hanno fatto gestarci l'uomo col cappello nero, mi dice che sono finiti i minuti a nostra disposizione. Facciamo di nuovo complimenti a Christian e a Jonas. E per ogni curiosità potete avvicinarvi e sono sicuro che risponderanno volentieri.